In una cornice quasi spettrale, complice la chiusura della curva per 2 giornate, la Sestrese ospita il finale ligure, in una sfida che ha tutta l'aria di salvezza. La partita si apre con le timide proteste per un presunto tocco con la mano di Ferraro, ma l'arbitro lascia correre. Al 12° Genta riceve dalla destra e devia di testa quel tanto che basta per infilare il pallone nell'angolino e superare Rovetta, portando in vantaggio i suoi. Bastano per 8 minuti alla Sestrese per ristabilire il pareggio. A timbrare il cartellino per l'1-1 è Raiola, con una splendida girata al volo. 22-15. Lo stesso numero 9 è autore di un bellissimo gesto tecnico, al 27°. La sua mezza rovesciata però non trova lo specchio. Il primo tempo si chiude con un'occasione per parte. Al 43° Mossetti prova la botta da lontano, bravo porta a parare in 2 tempi. Un minuto più tardi Rovetta sbaglia le misure, il suo rinvio finisce addosso a Rocca che rischia il gol fortuito. Il secondo tempo si apre con le proteste della Sestrese per un presunto fallo su Liga in area di rigore, che pare non esserci però. 5 minuti più tardi Rocca potrebbe riportare in avanti i suoi, l'attaccante riceve sul filo del fuorigioco, controlla e conclude, facendosi però parare il tiro. A seguito dell'azione l'attaccante sarà costretto ad uscire per un infortunio. È il 60° quando Raiola si procura un rigore, venendo abbattuto dall'uscita di porta. Per l'arbitro non ci sono dubbi, indica il dischetto e ammonisce l'estremo difensore. Dagli 11 metri si presenta Mossetti, che supera di potenza il portiere, per il vantaggio verde stellato. 10 minuti più tardi, secondo rigore del match per i padroni di casa. Questa volta a guadagnarlo è Tangredi, che, spintosi in avanti, si vede deviare il cross con la mano. Dagli 11 metri questa volta si presenta Anselmi, bravo a spiazzare porta, che rispetto al rigore precedente cambia lato. Si fa ancora così più interessante la bagarre per i playout con questa vittoria che porta la Sestrese a 30 punti, a meno uno degli avversari di oggi.